Il tedesco mi butta una mano addosso, poi sento che dice: Inglesi qui! Cioè, sono gli inglesi che sono arrivati lì nel cortile. Allora, in inverno si fa luce tardi, erano le 5 e mezza di mattina, o le 6 di mattina, era ancora buio. Allora li sentivo bisbigliare. Là vicino alla casa, però non li vedevo, era buio, le sentiere erano venuti fuori dal carro armato, le sentivo bisbigliare. Allora dice: vogliamo parlare, vogliamo farci capire che siamo qui. Allora dico io: adesso li chiamo io, però teniamo basso le orecchie perché che non ci diano una raffica. Allora vado lì alla bocca del rifugio e dico forte: italiani, italiani qui. Allora vedo che dall'ombra della casa si staccano due figure con le armi in mano. E quando si avvicino vedo dalle divise che non sono più i tedeschi. Una bandoliera bianca, il giubbotto, l'elmo diverso da quello dei tedeschi, insomma, vedi. Allora ricordo che era un tenente e un soldato. Il tenente appena ci allungò una mano e disse: Canadian. Era un canadese. Allora il padrone di casa disse: le ore che arriva. In dialetto, le ore. Però anche loro avevano le loro ragioni, perché a farsi ammazzare per una guerra che non era la loro guerra, neanche loro. Quindi, lasciamo perdere. E dopo chiesero subito se c'erano dei tedeschi, lui capì perché lo chiesero in italiano. Tedeschi qui? Allora lui sentì, allora dice: sì. Allora sì, c'è un tedesco che è venuto qui volontario, prigioniero volontario, comunque lo aspettarono con le armi in mano, lui uscì a braccia alzate, allora lo perquisirono. E loro dopo vidi anche questi nuovi soldati, com'erano, ragazzi, la curiosità di vederli. Dopo, quando ricordo che lo accompagnarono davanti alla casa e gli fecero un interrogatorio.